Professore Massimo Monti, quanto è importante la psicologia nello sport? È basilare, anzi è una branca proprio della psicologia. Ormai, diciamo, negli ultimi decenni nessuno può parlare di psicologia senza guardare l'aspetto motorio e al benessere che lo sport porta all'interno del fattore psichico. Lei ha partecipato al convegno sulle difficoltà nello sport che possono diventare opportunità. Come? Ci sono molte maniere, soprattutto trasformare limiti in risorse. Questo è affare della psicologia, ma è pur sempre affare dello sport, in quanto facendo attività agonistica si ha un miglioramento sia a livello fisiologico che a livello psichico. È talmente importante che non possiamo prescindere dalla sua crucialità. Invece, passando alle cose più locali, quando può essere utile lo sport nel post terremoto? Assolutamente, assolutamente vitale per le persone, soprattutto per abbattere le problematiche del disturbo post traumatico da stress, in quanto appunto dà le armi sia per curare sia per prevenire futuri sviluppi a livello disturbante.